Il titolo del progetto è Effetto Domino. Però l'argomento che cos'è? È l'effetto domino di cosa? Effetto Domino è un laboratorio voluto da Oikos e nato per avvicinare i ragazzi a tutte le problematiche legate al riscaldamento globale e ai cambiamenti climatici. Il laboratorio nasce per sensibilizzare le nuove generazioni sul problema legato al riscaldamento globale, quindi ai cambiamenti climatici, e per metterle di fronte agli scenari possibili a cui potremmo andare incontro se non invertiamo la rotta. Bisogna capire perché il nostro clima sta cambiando, perché si sta surriscaldando il nostro pianeta, bisogna capire quali sono gli effetti di questo cambiamento. E bisogna vedere se riusciamo in qualche modo a diminuirlo, a non fargli venire la febbre al nostro pianeta. Mi piace che si sono risolti il problema dell'acqua e il livello dell'acqua, sì. Il laboratorio è costituito da 3 incontri in cui è affiancata una parte teorica a una parte di esperimenti e di giochi di ruolo in cui i ragazzi prendono parte attiva nella discussione. Il primo esperimento è l'anidride carbonica che noi non vediamo. Farà una reazione tra il bicarbonato e il nostro aceto. Vieni qui, vediamo. Guardate la fiamma. Avete visto? Sì. Non avete visto scendere nulla dal barattolo. Molto spesso non ci rendiamo conto di quanta anidride carbonica possiamo produrre. I ragazzi, grazie agli esperimenti, possono testare con mano alcuni degli effetti più pericolosi del riscaldamento globale. Uno degli esperimenti che è stato proposto è l'immersione di un uovo, quindi di un guscio di carbonato di calcio, in un'acqua, in un liquido particolarmente acido. L'uovo è rimasto in classe per una settimana e al termine della settimana il risultato è stato particolarmente interessante e ha affascinato i ragazzi. Poi vi ho lasciato in classe che cosa? L'uovo. Passatemi l'uovo, per favore. Però la parte superiore è sciolto. Chi aveva detto che sarebbe sciolto? Perché sarebbe sciolto? Avete visto? La parte sotto, quella immersa nell'acqua acida, perché noi cosa abbiamo usato l'altra volta? Acqua e aceto, ma abbiamo usato l'aceto per velocizzare un po' i tempi dell'esperimento. Però qual era il concetto? Cioè, come l'acqua acida faceva male a diversi animali così che abitano nei nostri mari, che hanno il guscio. Il secondo esperimento che abbiamo fatto in classe è stata l'osservazione su 3 termometri diversi della temperatura presa in una condizione di assenza di effetto serra, una temperatura presa in una condizione in cui l'effetto serra è un effetto serra naturale e una terza temperatura presa in una condizione in cui invece l'effetto serra è un effetto serra amplificato dall'aggiunta di anidride carbonica. I giochi di ruolo sono necessari perché servono ad alleggerire quella che è tutta la parte teorica e permettono anche di assimilare molto più semplicemente ed efficacemente i concetti magari difficili se spiegati solo oralmente. Ad esempio, il gioco dei collegamenti proposto
ai ragazzi delle elementari consiste nel dare a ciascun ragazzo una carta d'identità in cui viene descritto un personaggio, un fenomeno o un elemento, per cui qualcuno sarà l'acqua, qualcuno sarà la siccità, qualcuno sarà l'uragano. Ciascun ragazzo legge ad alta voce la propria carta d'identità. Chi si sente nominato degli altri personaggi alza la mano e viene letteralmente legato con un filo di lana. Al termine del gioco chiaramente i ragazzi sono tutti collegati e si può vedere chiaramente come sono complessi i collegamenti all'interno del nostro pianeta Terra. L'ultimo incontro è dedicato alla creazione di un domino gigante in cui vengono evidenziate le relazioni causa-effetto tra alcuni comportamenti umani, il riscaldamento globale e infine le migrazioni forzate e, nei casi più gravi, le estinzioni di alcune specie. Buongiorno a tutti, benvenuti al liceo scientifico statale Giuseppe Mercalli. Assisteremo a una breve intervista tra questi due alunni riguardo alla giustizia ambientale. Che mezzo di trasporto usate per andare a scuola? A piedi, con i mezzi pubblici o in automobile? A piedi. Io in automobile. A volte con i mezzi pubblici, altre volte in automobile. In automobile perché è più comodo e più veloce. Allora, io la mattina vado con i mezzi pubblici e prendo il pullman perché è una risorsa sostenibile e anche perché mio padre non può accompagnarmi in macchina. In automobile perché mi risulta più comodo. A piedi perché mi piace camminare. A piedi non mi compreranno mai il motorino. Pullman o la funicolare o quando capita anche la metropolitana. Per andare a scuola io vado sempre a piedi perché abito a 20 metri dalla scuola. Di solito sono un'attenta, però per venire a scuola mi do gli sprechi e vado in macchinina. In media le emissioni annuali di CO2 dovute a un'automobile sono circa equivalenti a quelle dovute all'energia consumata da una casa intera. Giustizia ambientale è rendere rispetto all'ambiente al fine di favorire uno sviluppo ecosostenibile per le generazioni future. Tutti i numeri 3 di là, tutti i numeri 4 di qua. Mi è stato chiesto, ma l'emozione deve essere per forza una parola? Io ho detto sì, meglio che esce una parola forte, ma potete condividere a voce le altre parole, quindi emozioni che sono uscite, ok? Io guardando questa immagine ho cercato di immedesimarmi e ho pensato che probabilmente se mi fossi trovata là nelle vicinanze avrei provato più che altro un senso di vuoto, perché non solo ciò che mi circondava, ma anche la mia vita, quello che conoscevo, sarebbe andato distrutto. Sarebbe finito là. Inoltre abbiamo pensato tutto il gruppo che in particolare fosse scattata Fukushima. In realtà il posto che abbiamo messo mi pare che fosse tipo l'America. Mm-hmm. E più o meno le emozioni erano le stesse, ovvero sempre panico, distruzione, terrore. Nel corso di questo progetto abbiamo avuto la possibilità di svolgere parecchie attività, una delle quali è stata quella di
guardare delle immagini che ci ha portato Louisiana, ed è stato molto bello anche dal mio punto di vista poter vedere come pensiamo in modo diverso io e i miei compagni di gruppo argomento di quell'immagine, ed è stato secondo me una delle attività più belle di tutto questo progetto. Giustizia ambientale Chuck 1. In un primo momento abbiamo pensato si trattasse di Haiti in Sud America, poi invece siamo arrivati alla conclusione che si tratta dell'Indonesia. Sapete che cosa è successo in particolare? Pensiamo che il cataclisma che si è verificato sia stato un'alluvione, appunto. È avvenuta nel 2013 a Jakarta, però qual è la prima sensazione che vi ha suscitato questa immagine a vista d'occhio? Insieme tutti quanti abbiamo pensato alla desolazione, poi invece sono usciti anche altri sentimenti come la distruzione e la malinconia. Ho pensato che era lo tsunami in Giappone. Pensare che accade ogni anno con questa frequenza, quindi 2012-2015, è veramente impressionante, ci ha sconvolto tutti. La giustizia ambientale è il rispetto per il nostro ambiente e per noi stessi, è la convivenza tra uomo e natura. È un dovere rispettarlo e sfruttarlo al meglio per avere un equilibrio comune. Gli elementi gestiscono i gomitoli. Sono il Re Leone e mi sento collegato all'aria poiché è necessaria per la vita degli animali. Sono la deforestazione e mi sento collegato perché entrambi causiamo l'effetto serra. Ciao, sono lo scioglimento dei ghiacciai, mi sento collegato in quanto l'effetto serra causa anche un aumento della temperatura con il conseguente scioglimento dei ghiacciai. Ciao, sono Liam e sono un'organizzazione che aiuta tutti i migranti e mi sento collegato alla foresta perché con la deforestazione si creano molti disastri ambientali che possono causare appunto la migrazione di molte persone. Ciao, sono il protocollo di Kyoto e in quanto sono un trattato che serve a preservare il clima nella sua attuale condizione, mi sento collegato alla foresta. La giustizia ambientale significa amare e rispettare l'ambiente in cui ci troviamo. Ho pensato di aderire a questo progetto che mi è stato proposto dai vostri insegnanti perché ritengo che le tematiche legate alle emergenze ambientali in questo periodo siano assolutamente prioritarie. Pensare che ci possano essere dei profondi cambiamenti dovuti ad eventi imprevedibili, ma anche spesso dovuti all'azione dell'uomo, è importante che abbia una ricaduta nella formazione, nella consapevolezza di tutti. Ritiene che la nostra partecipazione a questo progetto lascerà qualche traccia su di noi come cittadini del domani? Sì, spero proprio che ci sia una ricaduta importante per voi sulla formazione e sui comportamenti da tenere a tutela dell'ambiente. La ringrazio della sua partecipazione, ringrazio anche il fonico, il regista e tutti quanti i compagni che hanno aderito a questa iniziativa. La giustizia ambientale è la consapevolezza di dover rispettare l'ambiente per garantire le risorse naturali alle generazioni che verranno. Ciao, sono la siccità e sono una conseguenza della mancanza d'acqua. Mi sento collegato all'acqua poiché le incursioni d'acqua hanno costretto la popolazione del mio popolo, del mio paese, a migrare. Ciao, sono la desertificazione, mi sento collegata all'acqua in quanto io sono causata dalla sua mancanza in alcuni territori della terra. Grazie. Qual è l'obiettivo di questo percorso? L'obiettivo di questo percorso è stato proprio quello di portare tra le mura scolastiche contenuti molto importanti e molto contemporanei, cioè il tema della giustizia ambientale e il tema delle migrazioni ambientali. L'intento è proprio quello di discuterne insieme a voi e cercare di elaborare non solo delle analisi per comprendere questi fenomeni che ci sembrano appunto così grandi, ma anche quello di proporre delle soluzioni dal nostro piccolo. Quali metodologie sono state usate?
Le metodologie utilizzate durante questo percorso sono state metodologie partecipative che hanno posto al centro proprio voi studenti. Abbiamo utilizzato infatti il gioco di ruolo, le simulazioni che ci hanno aiutato appunto a immedesimarci nel ruolo di qualcun altro e a vivere attraverso un processo empatico ciò che vivono appunto i migranti ambientali. La giustizia ambientale è un insieme di azioni alla base delle quali c'è rispetto, convivenza e amore per l'ambiente. Gruppo 4, attività immagine. Chuck. Questa immagine scattata in Campania rappresenta una discarica di materiali plastici che si squagliano e formano appunto il percolato che però viene, poiché il terreno non è impermeabile, va a finire nelle falde acquifere e questo porta a un inquinamento appunto delle falde acquifere. Si tratta infatti di 130 ettari di materiale che però non è plastico ma indifferenziato. Non avevamo pensato subito che fosse una foto scattata a Giuliano, tantomeno presso una discarica. L'emozione che prevalse è stata appunto quella della tristezza. Chuck 11 si gira. Inizialmente anche noi abbiamo avuto delle divergenze in fatto di pensieri, ma siamo poi giunti ad una conclusione trovandoci unanimemente d'accordo nella parola disperazione. Ci fu una frana che portò il paesino di Sarno in frantumi. Si può aggiungere tra l'altro, come hai detto tu, che questa frana ha causato 160 morti alla popolazione locale. La giustizia ambientale è un diritto e un dovere. Dovere per a livello morale e non giuridico, inteso come sviluppo ecosostenibile dell'ambiente in cui ci troviamo. Noi abbiamo potuto scambiarci ruoli oggi, cioè ognuno di voi è diventato attore del dialogo, è diventato tecnico della fotografia, tecnico del suono, giornalista, quindi in realtà oggi abbiamo assunto maschere diverse, abbiamo in qualche modo interagito con ruoli diversi. Secondo me da un punto di vista, diciamo, dei contenuti, questo tipo di progetto ci ha aiutato a proiettarci al di fuori di noi stessi, a ritrovarci all'esterno e a reintroiettare dentro di noi questi nuovi contenuti sull'ambiente, sulla giustizia, sulla democrazia, sulla iniqua spesso distribuzione delle risorse, al tema dell'integrazione culturale e politica. Quindi, diciamo, sono naturalmente contenuti che noi in qualche modo affrontiamo nelle nostre lezioni, leggendo i giornali, anche stranieri, ma che in questa forma sono nuovi. La giustizia ambientale è la diffusione del rispetto per il mondo e per chi lo abita ed è sicurezza per la salute. La lampadina, ovvero ciò che mi ha illuminato, è il collegamento dell'ecosistema, infatti nel gioco che abbiamo fatto ogni cosa era collegata. E poi porto a casa informazioni maggiori riguardo alla tipologia dei migranti. Bagaglio, ho capito che questi eventi sono più importanti di quanto possiamo pensare. Poi abbiamo la lampadina e io ho messo che mi è venuta voglia di cambiare e sensibilizzare le persone su questi problemi. Poi il ciampo è stato... Diciamo, abbiamo avuto poco tempo a disposizione perché volevo ampliare di più questi argomenti. E la valigia che mi porta a casa sono quindi nuove conoscenze sui migranti ambientali e la consapevolezza che tutti siamo responsabili per i disastri ambientali. Poi la lampadina è che dovremmo essere tutti meno indifferenti. Il bagaglio che mi porta a casa è il fatto che le persone che fuggono per problemi ambientali non sono considerati rifugiati. L'inciampo è il non poter agire causando effetti immediati. Come interrogativo, quale sia il miglior modo per risolvere determinati problemi? L'unico inciampo è stato all'inizio, cioè capire fino in fondo quello che hanno vissuto i migranti e come l'hanno vissuto emotivamente. Porto la capacità di immedesimarmi in altre persone e la comprensione della reale situazione della terra. Poi per quanto riguarda la domanda, mi sono chiesto perché l'Unione Europea, diciamo, non cerca di risolvere i problemi dei migranti e perché, diciamo, non cerca di accoglierli, mentre invece li respinge. Poi difficoltà nessuna. E poi come lampadina, diciamo, voglio cercare di aiutare il più possibile al mio contributo a queste persone che sono evidentemente più sfortunate di me. La giustizia ambientale è il diritto fondamentale di ciascun uomo a fruire di un ambiente salubre.
Se non modifichiamo le nostre abitudini, fra qualche anno, nel futuro prossimo, o semplicemente i nostri bambini, si ritroveranno a risentire di un clima molto modificato e non adatto alla loro vita. Sinceramente credo che i paesi a sud dell'equatore siano le vere vittime delle cattive abitudini e dei vizi che hanno invece i paesi a nord del globo. Tuttavia, credo come te che anche noi presto potremmo trovarci a far fronte a cattive esperienze riguardo il clima. I migranti ambientali sono considerati al pari degli altri? No, perché i migranti ambientali non sono considerati come i rifugiati o politici o religiosi. Loro questi diritti non li hanno. C'era una domanda alla quale non abbiamo trovato risposta. E questa domanda è uno dei punti interrogativi principali che ci porteremo a casa. Non vi sentite responsabili anche voi dei migranti ambientali e di ciò che sta accadendo all'ambiente?
risorse ambientali, energia, inquinamento del suolo, trasporti, il problema dei migranti, come mi sento. C'era una volta un pescatore di nome Abdallah. Aveva moglie e 10 figli e li sfamava con quello che trovava nella rete. Ma ci fu un giorno in cui la rete restò vuota, con alghe e sassolini soltanto tra le maglie. Il fornaio, dove Abdallah passava ogni sera a comprare del pane, sentendo quant'era stato fortunato, gli fece credito. Anzi, aggiunse alle solite pagnotte delle monete, dicendo: «Mi restituirai tutto quando potrai, non ti preoccupare». Pur
Purtroppo la sfortuna durò per diversi giorni, ma tutte le sere il fornaio insisteva perché il pescatore prendesse il pane necessario e dei soldi in aggiunta. Così la famiglia di Abdallah non soffrì di fame. E la speranza di un domani migliore non l'abbandonò. E alla fine, un giorno, tirando sulla rete, il pescatore sentì che era piena, tanto piena da togliergli il fiato. Dentro era rimasto imprigionato un tritone, vale a dire un uomo di mare con la coda di pesce al posto delle gambe. Abdallah stava per scappare terrorizzato quando il tritone parlò, e parlava la sua lingua. Lo pregò di liberarlo, che non ne sarebbe pentito. Mentre il pescatore lo liberava, l'uomo pesce disse di chiamarsi anche lui Abdallah, e da quel momento decisero di chiamarsi Abdallah di terra e Abdallah di mare per non fare confusione, e così faremo anche noi. Quando Abdallah di mare fu libero, pregò Abdallah di terra di aspettarlo un momento. Si tuffò e tornò su con le mani piene di perle stupende e pietre preziose bellissime. Era il suo modo di dire grazie. I due si scambiarono reciproche promesse d'amicizia e si dettero appuntamento per il giorno seguente. Quella sera Abdallah di terra, passando dal fornaio, invece di fare un altro debito, posò sul banco metà dei tesori che Abdallah di mare gli aveva donato. Il fornaio restò stupefatto, chiuse subito bottega e si mise a sua disposizione per i giorni a venire, in cambio della sua generosità. Aveva ricevuto un'intera fortuna. Quella sera a casa di Abdallah di terra si banchettò allegramente, e il giorno dopo il pescatore andò da un ricco mercante a vendere il suo piccolo tesoro. Ma quello, quando vide le perle e le altre gemme, insospettito, pensò che cose di così gran valore non potevano venire dal tesoro del sultano. Senza pensarci due volte, chiamò le guardie e fece arrestare il povero Abdallah di terra, dichiarando che era un ladro. Portato alla presenza del sultano, il pescatore ebbe giustizia. Il sultano affermò di non aver subito nessun furto e mandò in prigione il mercante calunniatore. Abdallah di terra invece offrì il posto di gran visir, che è come dire primo ministro. Sua moglie e i suoi figli furono accolti a corte e riccamente rivestiti. Era figlio del sultano, si fidanzò con il suo figlio maggiore. Ma ogni giorno Abdallah di terra si assentava per un'oretta e si recava al suo appuntamento con Abdallah di mare. Gli portava frutta fresca, ananas, banane, mele, susine, datteri e altre prelibatezze. E in cambio ne riceveva perle e coralli, zaffiri, rubini e smeraldi. Ogni giorno Abdallah di terra e Abdallah di mare si scambiavano doni e racconti dei loro paesi. Abdallah di terra narrava le meraviglie della corte del sultano, e Abdallah di mare diceva degli splendori dell'abissima linea. È
un giorno invitò l'amico a seguirlo, non doveva temere di annegare, bastava che si spalmasse il corpo con un certo unguento contenuto in un certo barattolo ricavato dal grasso di un cetaceo gigantesco. Abdallah si lasciò convincere di fatto poter girare in lungo e largo nei regni del mare profondo. Vide palazzi di corallo e di madreperla, città popolate da sirene e da tritoni, e pesci con becco che facevano da carpentieri. Vide grotte costellate di pietre preziose e fiori carnosi dai colori intensi e tessuti misteriosi filati con piante di mare dai riflessi iridescenti. Dovunque Abdallah di mare lo portava, Abdallah di terra veniva riverito come un ospite di riguardo. Ma quando arrivarono a casa sua, la moglie e i figli dell'uomo pesce risero di lui, chiamandolo lo scodato. La famiglia di Abdallah di mare prendeva in giro Abdallah di terra. Abdallah di mare disse loro di smettere. La moglie di Abdallah di mare decise di organizzare una cena. Finita la cena, Abdallah di terra tornò in superficie e andò da sua moglie per raccontare tutto. E così i suoi familiari volevano andare a conoscere Abdallah di mare. Decisero di partire per visitare il mare e conoscere la famiglia di Abdallah di mare. I loro figli si innamorarono e faranno una bellissima famiglia. Thank you.
Quindi come prima cosa vi chiedo di dividervi negli stessi gruppi in cui eravate divisi l'altra volta. Ragazzi, ignorate la telecamera, guardate. Ma fra un po' tanto gli passa. Per ogni grande opera ci sono degli aspetti positivi e degli aspetti negativi che sono divisi in queste due colonne. Che cosa dice l'ente proponente, e quindi chi la vuole fare l'opera, e che cosa dicono le associazioni e i comitati che si ribellano alla costruzione, alla realizzazione dell'opera. Voi dovrete leggere queste schede attentamente in gruppo, discuterle in gruppo e decidere quale di queste opere realizzare a Roma in uno dei posti che io vi dirò. Che scriviamo alla lavagna, ragazzi. Scriviamo alla lavagna, perfetto. Cosa dicono le associazioni e i comitati? Sarà a causa di un forte inquinamento acuto? Cercate di valutare tra gli aspetti positivi e gli aspetti negativi quale di queste opere è meglio realizzare. Però alla fine tu vai a vedere, metti... A Valmontone. Il progetto avrà una dimensione di circa 9,3 ettari tra le varie costruzioni, circa 2,74 lo stadio olimpico. Cosa dice l'ente proponente? Il progetto aumenterà il turismo nella città di Roma, spesso attorno al circuito automobilistico si costruiscono centri commerciali e residenziali, ristoranti, centri sportivi e sale congressi. Questo aumenterà la disponibilità abitativa e darà lavoro a molti. Una colata di cemento che produrrà conseguenze irreversibili sugli ecosistemi della zona prescelta e per gli animali che li abitano. Abbiamo scelto quest'opera perché porta molti visitatori in Italia, cioè a Roma. L'aeroporto sarà realizzato a Valmontone. Il progetto avrà una dimensione di 165.000 ettari, circa 50 volte le dimensioni dello stadio olimpico. Cosa dice l'ente proponente? A Ciampino il problema del rumore degli aerei è ormai un'emergenza da risolvere. Questo aeroporto con 5 milioni di passeggeri all'anno non può più crescere, mentre i voli low cost sono destinati ad aumentare. Sarà possibile aumentare il numero di voli tra Roma e le città europee. Aumenterà il turismo e la velocità dei nostri spostamenti. Cosa dicono le associazioni e i comitati? Questo aumenterà l'inquinamento acustico sul territorio di Roma. La soluzione è intervenire e migliorare gli aeroporti già esistenti. Non sarebbe meglio investire su altri mezzi di comunicazione, anche locali totalmente abbandonati, per garantire la mobilità di tutti? No! In posti dove non ci sono case, ma ci sono terreni, ce la siamo fatta la domanda? Di quei terreni chi sono? Perché per esempio ci sono alcuni paesi in Sud America che hanno inserito nella loro costituzione i diritti della natura. L'aeroporto invece è quello che ha dei motivi per essere costruito, poi sarebbe costruito a Porte di Roma, dove è più o meno disabitato, sarebbe uno l'aeroporto più vicino al centro. Non andrebbe neanche a avere tanto impatto ambientale, perché Porte di Roma è anche una zona molto con raccordo e altre vie, è molto trafficata e quindi è anche collegata. Pensiamo che è meglio magari migliorare quello che già abbiamo e non distruggere qualcosa e costruirne di altre, perché non penso che sia fondamentale per Roma avere una pista di Formula 1 o un altro aeroporto a quelli che già abbiamo, o costruire una centrale al carbone che magari produce solo danni. E lei si è fatta una domanda che ci saremmo dovuti fare tutti, ne abbiamo veramente bisogno? Io avrei scelto la centrale a carbone perché dà indipendenza al nostro paese. No, io ti sto dicendo che il costo economico di una centrale a carbone è altissimo. Ok, ci sono degli altri elementi naturali con cui si può produrre dell'energia che non sono dei combustibili fossili, perché il carbone è un combustibile fossile esattamente come il petrolio. Quello che faremo la prossima volta è... Parleremo di quelle persone che sono costrette a lasciare i posti dove vivono, come è successo a lei che stava così bene, San Felice, è dovuta venire a Roma, a causa dei cambiamenti climatici.
Le tematiche sono tre del progetto, del macro progetto. La giustizia ambientale, che sono le cose che poi andiamo a vedere, il gioco che facciamo. Quindi piccoli atteggiamenti, piccoli cambi del modus vivendi del vostro quotidiano riusciranno a influire innanzitutto dentro casa, sia della giustizia ambientale e delle migrazioni ambientali, dei migranti ambientali. Perché quando ho fatto il primo giorno la domanda le migrazioni che voi vedete in televisione, i migranti, altri, sono dovute a che cosa? Alle guerre, e avete risposto così. Nome. Applausi. Ai cambiamenti climatici, in percentuale sono di più quelli causati dai cambiamenti climatici che quelli causati dai conflitti o dalle guerre. Il cambiamento climatico è una realtà che mette in discussione il nostro stile di vita. È possibile continuare a vivere la nostra vita di sempre? No. Riprendo un attimo un argomento che ci serve dopo. Economia lineare? Concetto di economia lineare, facciamo? Il nasso viene utilizzato e finisce. Brava, quindi materie prime, ciclo produttivo, fine vita, se butta. Economia lineare e circolare? Nasce, si utilizza, si ricicla. Giustizia ambientale. Ha come obiettivo le condizioni di vita, l'accesso a condizioni di vita sane e sicure per tutti. L'obiettivo sarebbe quello, quindi un mondo uguale per tutti. Il cambiamento climatico lo sappiamo, i danni ambientali sono una conseguenza degli stili di vita errati nostri, e i migranti ambientali, le migrazioni ambientali sono appunto le persone costrette a lasciare i loro territori per... Quasi tutta l'energia elettrica viene prodotta attraverso tre pale eoliche con una potenza di 5,4 kW. L'energia poi viene immagazzinata in alcune batterie all'interno della powerhouse. Dai, è lunga! Lo ricordate? Vai! Troppo pure lunga! Arancioni! L'utilizzo del... sarà qui per sempre, perché un giorno tutto questo finirà, magari, non so, penso che più o meno la giustizia ambientale sia che tutti quanti possano avere dalla natura quanto gli basti per sopravvivere.